Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi continuiamo European Set Medieval e continuiamo allora la Rise of Byzantium. Praticamente il mio inglese è perfetto. Allora, ho la voce un po' bassa perché sono stato ad una festa e se sentite le macchine, il vento, perché sì, sto registrando all'aperto. Chi è che non adora l'aperto? Ah, l'aperto. Comunque, wow, che rumoroni. Era da tanto che non ci giocavo, quindi continuiamo, ragazzi, perché mi veniva la malinconia di giocare a questi giochi molto educativi e distruttivi, quali European Set Medieval. Allora, eravamo qui che volevamo conquistare piano piano l'Italia. Direte, imperi, ma io l'ho fatto in 2 secondi sta campagna. Come cacchio ci metti così tanto? Allora, ma è ovvio, ragazzi, perché io semplicemente voglio allungare il brodo, voglio farvi godere ogni attimo di questa campagna. E anche perché, ovviamente, la ragione più importante, io non so giocare. Già, io non so giocare, quindi non possiedo le capacità fisiche e cognitive di completare in pochissimo tempo questo gioco e questa partita. Però, in questo momento continuiamo. Dai. Allora, ci mettiamo ancora un po'. I bizantini sembra che mi vogliono aiutare nella spedizione in Dalmazia. Io attacco in Italia, un po' li distraggono, quindi perfetto. Ma che sono questi vandali? Ah no, sono i mori. Sì, ho poca voce, ragazzi, per favore. Non giudicatemi per questo. Yeah, posso andare ancora avanti? Allora, qui attacco questa flotta. E niente, non ce la faccio a distruggerla. Niente, qui vorrei salvare qualcuno, però non posso, va. C'era già una flotta. Ah, eccola qui, la mia amata flotta bizantina che sta arrivando per prendere Cretus. Allora, intanto continuiamo. I Visigoti, devo dire che in questa campagna se la stanno cavando bene, dai. Ero sempre abituato a vederli perdere, sempre abituato a vederli distrutti, invece per fortuna sono ancora in piedi, dai. Perché poi, cioè, ragazzi, partono da un territorio del genere, sono enormi. Io invece, niente, parlo da manco Leptis Magna, cioè, e fino a Phileorum, fino a qui. Questa parte qui, però, per esempio, Leptis Magna, Gabes, Teveste, Lambesa, Ippona, Cartagine, Siracusa, le ho dovute conquistare anch'io, da solo. Cyriland praticamente si chiama quella città. Perché poi si sa, quando Ciri non c'è, gli imperi italici abballano. Oddio, è terribile. Agreement? Agreement? Cos'è l'agreement? Vabbè, agrio. Pure qui agrio. Perché non voglio troppi problemi. Perché io sono un uomo comunque pacifico. Non voglio troppi problemi di alcun genere. Allora. Io devo occupare Taranto. Spero che non sarà difficile come nelle mie vecchie campagne. Spero. Ma tanto lo so che non è così. Allora, qui faccio una strategia. Allora, che non ha funzionato, va bene. Allora, qui intanto continuo. Qui vabbè, mando al macello questi due. Allora, qui. Ma non posso aumentare, vabbè, non solo le case, è inutile. Allora, metto l'infanti guard. Il mio inglese migliora di giorno in giorno. Poi allora qui metto via, qui metto qui. Poi, oh, ma non dovevo migliorare la città. Livello 5 però. Ah, feudal age richiede l'età feudale. Ah, ok. Perfetto, allora ok. Ok, allora.
Mi devo far passare questa poca voce. È stata Tripoli per suol d'amore. Secondo me, non la festa. Ah, poi fatemi sapere anche nei commenti qual è la prossima canzone che volete e per quale anniversario. Perché io non canto per niente, ma per momenti speciali. Beh, cerchiamo di prendere Taranto nel momento in cui siamo qui. I bizantini non riescono a distruggere manco una città. Che vergogna. Attaccate Salona, mamma mia. Cioè, non riuscite a fare proprio niente. La Turingia occupa Norimberga. Dov'è Norimberga? Ah, ecco. Qui Norimberga. Ok. Visigoti penso che tra poco distruggeranno la Turingia, eh. Qui stanno per attaccare, pure qui manca poco. Questi qua penso siano gli Svevi, se la stanno cavando bene. Gli Avari! Baiano primo! Ma che ricca terra, guerrieri delle steppe. Noi ora, noi abbiamo, untold, non lo so. Ah, abbiamo, non, abbiamo ricchezze di cui non vengono parlate prima di noi. Aspettiamoli e prendiamo i loro cavalli, con i nostri cavalli prendiamo le loro ricchezze. Vabbè, non sono bravo a recitare in inglese, in anglofono. Queste pronunce mi fanno vomitare. Allora, dai. L'attack. Io intanto aumento la fortificazione. Che serve un po', dai. Allora. Continuiamo ad attaccare Gortin. Devo stare anche attento agli arabi, però, eh. Ah, sì, vabbè, i Mauri. Che potrebbero prendermi le città di Ippona e Lambesa, le più vicine. Lambesa la posso anche cedere, ma Ippona proprio no. I franchi diventano più grossi. Ecco, mo gli avari faranno un casino, raga. Arriverà. Ok, Claudia. Arriveranno praticamente in massa qui nella parte dell'impero bizantino. L'impero bizantino nella mia campagna arrivava fino a qui. Perché questa parte qua l'avevo difesa io. Era mia ormai. Cioè, praticamente Costantinopoli era caduta, una cosa assurda. Gli avari sono troppo OP. Eh sì, il prossimo turno devo difendere Lambesa e Ippona. Guardate qua. Guarda, in massa. Guardate quanti so! Guardate! No, vabbè, dai, 3 milioni, eh! Manco la Cina c'ha sti numeri. Agreement. Sì, aggrigo io. Oddio! Era senza difese per. No, vabbè, la lasciavo un'altra volta, ero finito. Lui è morto, vabbè. Qui cerco di attaccare. Speriamo di distruggerli qui. Ok, no, vabbè, no, manco quello. Ah, finalmente. Allora, qui come stiamo messi? Beh, beh. Potevamo avere meglio. Me lo immaginavo. Me lo immaginavo! Ecco gli avari che subito attaccano, penetrano oltre il Danubio. Si credono tanto fighi ma non lo sono. I pirati mi hanno bloccato praticamente. Eh sì, mi hanno bloccato. L'incursione dei Mori è troppa, è troppo forte. Non riesco a mantenere un confine stabile, questo è il problema. Perché sono impegnato in Italia. Devo solo resistere. Dai, andiamo avanti. E dopo decine e decine di turni, no, non è vero, uno, però siamo qui.
Abbiamo finalmente concluso. Niente, niente, perché continuiamo a combattere. Si continua. Imperterriti. Beh. Beh, dai, si continua, dai. Veloci. Qui. Come siamo messi? Ci siamo quasi, ragazzi. Dai, possiamo andare. No. No. No, vabbè. No. No. No, mancava un torno. Oddio, mo se gli ostrogoti fanno vedere questo qui a Taranto. Oh, no, vabbè, io comincio a uccidere qualcuno. No. Forse, e dico forse, abbiamo la. No, niente, è qui. Però forse abbiamo tra poco la netta predominanza dell'Italia del Sud. Serve soltanto Taranto, perché Siracusa è lontana da Taranto, non ci può arrivare tanto. E poi abbiamo i pirati qui vicino. Però se prendo Taranto, Napoli, Roma, Pisa, Ravenna è un attimo. La cosa difficile è Taranto. Napoli, Roma, Pisa, Ravenna si fa. Si va. Ok, dai. Si continua. Imperterriti. Andiamo, guardate quanti sono. C'è. No, voi non avete un'idea. Guardate qui. A me sembra un tantinello OP. Non so voi, ma mi sembra un tantinello OP. Guardate qua. Sì, vabbè. No, non è giusto, non è giusto. Assolutamente no. It's not fair. It's not very very fair. Qui intanto eliminiamo un po' di truppe, va? Eliminiamone molte. Facciamo rimpiangere loro l'esistenza a colpi di cannon. Dai, dai, manca l'ultimo. Sì! Taranto è presa. Con questa conquista, ragazzi, io finisco questo episodio. Spero che vi sia piaciuto davvero molto. Ah, i rumori di barchi. Vabbè, allora, io vi saluto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella, sempre se volete. E vabbè, niente, dai, noi ci rivedremo ad un prossimo video. Ciao, legionari!